Se dopo l'arrivo di Galaxy S8 ed S8 Plus, sicuramente nessuno dei possessori di Galaxy S7 Edge ha pensato di cambiare il suo smartphone, beh, magari invece con S9 Plus l'idea vi è passata per la testa, anche perché lui magari ha già qualche tempo sulla batteria, quindi l'autonomia ha perso anche un po' qualche colpo, magari vi è caduto e si è rovinato, un telefono molto scivoloso, quindi questa potrebbe essere un'eventualità, e poi siete rimasti colpiti dalle caratteristiche innovative di S9 Plus, in particolare dalla fotocamera con la doppia apertura e dalla doppia fotocamera con anche lo zoom ottico. Insomma, ci sono tante buone ragioni per cui vi possa essere venuto in mente di cambiare passando da S7 Edge a S9 Plus. Quindi questo video lo facciamo per voi, vediamo 5 buoni motivi per cambiare e 5 buoni motivi invece per rimanere ancora col caro buon vecchio S7 Edge. Il primo buon motivo per cambiare è la fotocamera. Non c'è sicuramente stata una rivoluzione nella qualità degli scatti che in condizioni di buona luminosità, ma anche al buio tutto sommato, non sono così distanti. Non è un caso che il sensore sia rimasto praticamente lo stesso, però ci sono tante piccole cose che nel complesso fanno la differenza. La seconda fotocamera con zoom vi darà alcune possibilità in più, fantastica per esempio sui ritratti. L'apertura f1.5 notturna renderà le foto al buio generalmente più gradevoli, meno rumorose e potrete anche fare video in 4K a 60 frame per secondo. In questo caso anche la messa a fuoco è stata decisamente migliorata. Aggiungiamo poi un software molto più accurato nel bilanciamento del bianco, più veloce nello scatto e più preciso nell'aggiunta di nitidezza e contrasto e il gioco è fatto. E infine, non dimentichiamoci anche i video slow motion a 960 frame per secondo. Non ho ancora nominato la selfie cam, ma qui forse c'è stato il miglioramento più grosso, anche se è la stessa di S8, ma rispetto ad S7 Edge il miglioramento è stato evidente. Il secondo buon motivo è il design. Per quanto capisco che ci siano estimatori dei 16 noni, e anche a me onestamente ha fatto un certo effetto tornare ad utilizzare S7 Edge, è innegabile che S9 Plus appaia più moderno e al passo coi tempi. I 18 noni, gli angoli arrotondati, il bordo satinato colorato sono un tocco di modernità, per non parlare dei tasti soft touch che ormai stanno sparendo un po' ovunque, e lo stesso discorso vale anche per il tasto home fisico, che è stato egregiamente sostituito dal tasto press touch, una genialata a mio parere che spesso viene quasi non presa in considerazione, ma nell'utilizzo quotidiano non vi farà sentire la mancanza del tasto home. Terza buona carta per S9 Plus è il display. Alla vista dell'occhio digitale della mia fotocamera le differenze sono sottili, ma con gli occhi nostri, quelli veri, il passo in avanti si nota e come. Quello che più colpisce è l'intensità dei colori di S9 Plus, che non significa colori sparati e innaturali, anzi, quelli dell'S7 sembrano quasi fluo in confronto alla consistenza di S9 Plus. C'è stato un salto in avanti notevole e con questo smartphone siamo all'eccellenza, senza se e senza ma. Il quarto buon motivo è il comparto multimediale, audio estremamente migliorato sull'S9, stereo e non solo, è anche molto più potente, più profondo e di qualità. Se S7 Edge vi sembrava comunque adeguato, con S9 Plus non potrete che rimanere a bocca aperta. Vi tornerà utile in molte situazioni, viva voce ad esempio, ma anche per ascoltare musica e per guardare video. E poi qui aggiungiamo anche il Bluetooth 5.0 che vi permette maggiore flessibilità e la riproduzione contemporanea su più dispositivi. Il tutto con una gestione dell'audio wireless molto più stabile e banalmente più di qualità, si sente meglio anche in cuffia. L'ultimo buon motivo per passare a S9 Plus è il software, arricchito di qualche opzione in più, ad esempio legata alla sicurezza con Samsung Pass e Samsung Pay con il riconoscimento dell'iride. Non è così diversa per il momento l'esperienza di utilizzo, ma S9 parte con Oreo e Project Treble che velocizzerà i tempi di aggiornamento. S7 Edge invece finisce con Oreo, lo riceverà tra non molto e sarà molto probabilmente l'ultimo aggiornamento che vedremo. E con Android P Google sembra aver rimescolato non poco le carte in tavola. Ovviamente per coerenza adesso arrivano anche 5 buoni motivi per cui fare il passaggio non ha moltissimo senso. Il primo buon motivo è il lettore di impronte frontale. Siete amanti di questa caratteristica e non volete rinunciarvi, non avete tutti i torti. S9 Plus è molto migliorato rispetto all'S8 perché è molto semplicemente il lettore di impronte è più comodo da raggiungere e perché il sistema di sblocco intelligente con iride e riconoscimento del volto funziona piuttosto bene e sempre. Ma il tasto home è sempre il tasto home e per quanto quello di S7 Edge non sia al massimo della reattività, è ovviamente più pratico e veloce nell'utilizzo quotidiano.
Non cambiate se sperate in una migliore ergonomia. S9 Plus infatti è più pesante e più scivoloso. Il form factor allungato facilita molto le cose, ma in generale S7 Edge si maneggia meglio e si può utilizzare senza contorsionismi anche con una sola mano. Su S9 Plus bisogna avere già le mani modello Gianni Morandi per poterlo fare. Non cambiate se state sperando di migliorare la questione autonomia. Certo, l'S7 Edge ormai magari avrà già più di un anno, quasi due, e quindi insomma è facile che la batteria sia calata un pochino, ma in generale la capacità è addirittura superiore sull'S7 Edge. Il motivo di un non miglioramento di S9 Plus è sempre il solito: il consumo in standby elevato, che si trascina di generazione in generazione, e la cosa sta diventando un problema importante per Samsung. Non cambiate nemmeno per le prestazioni, che sono ovviamente migliori su S9 Plus, ma non ci sarà un salto di qualità tale da dover giustificare l'acquisto. S9 infatti è veloce, per carità, ma non è un Pixel 2 XL, nemmeno un OnePlus 5T. Come del resto, S7 Edge non è un telefono di per sé lento. Farete esperienza di un piccolo miglioramento, ma nulla di eclatante. Ecco il motivo, e ancora una volta la Samsung Experience, che con le sue animazioni corpose, la complessità e ricchezza delle funzioni, è un mattone, e questo appiattisce un po' le performance su questi due smartphone. E infine il quinto motivo per non fare il passaggio è se state aspettando il tanto agognato salto tecnologico. Qui tra i due secondo me non c'è stato il salto tecnologico, perché ci sono tante cose nuove in cantiere, come lettore di impronte digitali sotto il vetro, oppure un modem che supporti anche il 5G, piuttosto che per esempio un sistema avanzato di riconoscimento del volto in tre dimensioni come quello di Apple. Tutto questo non è stato implementato sull'S9 Plus e bisognerà aspettare almeno la prossima generazione per cominciare a vedere qualcosa di questo tipo. In questo senso, se siete persone che siete abituati ad tenere il telefono per almeno 2 o 3 anni, beh, allora forse non è proprio il momento giusto, perché già dalla prossima generazione potremo vedere alcuni di questi cambiamenti molto importanti sul futuro Galaxy S, e quindi magari potrebbe valer la pena aspettare ancora un pochino, tenendosi con portandosi avanti con l'S7 Edge, che comunque fa ancora egregiamente il suo lavoro. Ebbene, questo è quanto. Se avete delle altre motivazioni da aggiungere, sia nei pro per cambiare il telefono, sia nei contro per non andare a cambiarlo, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Vi chiedo anche di lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video e iscrivervi al nostro canale. Per ora è tutto, un saluto da Matteo per tuttoandroid.net.